Buongiorno a tutti, siamo a uno dei nostri appuntamenti classici ormai da dicembre di Incontriamoci al Guado, e questo ciclo di incontri con la cultura e dell'arte con cui dialoghiamo tutti i lunedì e tutti i giovedì alle 12. Questa serie di incontri ha il patrocinio della Fondazione per Leggere, che raggruppa 60 biblioteche di pubblico servizio, del Polo Culturale del Castanese, dei comuni di Castano Primo, di Inveruno e di Robecchetto Coninduno e della Società Umanitaria, e si svolge in collaborazione stretta con Schema, rivista di poesia che presto vedrà una nuova veste e una nuova proposizione editoriale anche sul web. E Libreria Bocca dal 1775 della famiglia Lodetti in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Oggi abbiamo con noi, torniamo a parlare d'arte e di musica, e abbiamo con noi una colonna del jazz, della musica italiana, ma non solo in Italia, direi nel mondo, un uomo che ha saputo portare la cultura musicale e la cultura jazzistica italiana, che è tra le più rilevanti a livello creativo, a livello mondiale, appunto in tutto il mondo, in particolare in Oriente. Abbiamo con noi Gaetano Liguori, diplomato, laureato al Conservatorio Verdi, tra l'altro con Angelo Paganini, e oggi docente all'Università e al Conservatorio, e titolare di un master all'Università Bocconi di Milano, oltre che autore di 30 pubblicazioni musicali, 30 dischi, autore di libri, ricercatore, compositore. Benvenuto Gaetano, No, grazie. Ciao, grazie hai di aver detto accettato. sì, ma hai detto tutto insieme. Ecco, praticamente hai detto le cose che ho fatto in 60 anni, no, 50 anni, diciamo, le hai concentrate. Mi è piaciuto. Benvenuto anche al sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, che ringrazio particolarmente perché gli amministratori oggi hanno davvero degli impegni gravosi e pressanti, e però sono molto contento e orgoglioso che lui stia con noi un po' questa Io mattina. ringrazio tanto voi invece, perché la cultura, l'arte, tutto ciò che insomma può essere costruzione del futuro è importantissimo, soprattutto in questo momento, in questo periodo particolare, quindi vi ringrazio perché avete la forza di continuare insomma a lavorarci con grande impegno. Noi, nei limiti del possibile, proviamo a starvi di fianco, insomma, a collaborare. Grazie tante di questa vicinanza. Benvenuto Franco Manzoni, critico letterario del Corriere della Sera, che cura con me tutto questo ciclo di incontri. Quindi ciao Un Franco, caro benvenuto. saluto a tutti. Ciao. Ciao. Partirei questo incontro facendo vedere questo libro che sia Gaetano Liguori che il sindaco Pignatiello conosceranno, che è Lo scontento cosmico. Lo faccio vedere perché è una nostra edizione. Noi siamo anche editori, oltre a essere da 50 anni promotori culturali e artistici alla Cascina del Guado. È un libro molto importante sulla vita e le opere e l'opera di Angelo Paganini, con il sindaco Pignatiello. Volevo ricordare che appunto nel territorio di Castano, che è una delle cittadine più importanti di questa parte della Lombardia, c'è un bellissimo auditorium e c'è la casa natia di Angelo Paganini. Sì, effettivamente, insomma, diciamo che l'artista Angelo Paganini è per noi elemento, insomma, parte integrante del nostro comune. Noi lo viviamo tutti i giorni perché c'è anche il suo pianoforte nella sala di rappresentanza proprio del comune di Castano Primo, e ogni volta che insomma abbiamo l'opportunità di usarlo sempre con grandissima attenzione, è veramente un piacere poter pensare insomma all'importanza della persona che in qualche modo appunto ha avuto, insomma, l'ha utilizzato in passato. La cosa bella è che tutto questo essere collegati ad Angelo Paganini permette anche alle nuove generazioni che non hanno avuto l'opportunità di conoscerlo di avere in testa la presenza di questo artista davvero fondamentale per il nostro territorio. Noi abbiamo un importante archivio all'interno dello stesso auditorium Paganini che proprio in questi giorni ci stiamo riorganizzando per farlo ripartire. Purtroppo
la difficoltà della pandemia l'abbiamo vissuta anche sul nostro auditorium, quindi dobbiamo ripartire, ma lo stiamo facendo con grande forza proprio perché crediamo alla cultura Cassano Primo, insomma, e il fatto che sia proprio Paccagnini il rappresentante, ecco, di questo auditorium è per noi veramente un motivo di orgoglio. Abbiamo cercato in tutti i modi, abbiamo avuto l'opportunità attraverso Paccagnini di portare il nostro paese un pochino in tutta Italia e non solo. E per quanto riguarda me, per quanto riguarda la mia amministrazione nel 2018, avere l'opportunità di essere all'interno del Museo del Novecento con le sue opere, con la sua storia, per me è stato davvero un motivo di grandissimo orgoglio. E insomma, quindi sono felice di essere qui per poter parlare insieme a voi, per poter ricordarvi insieme a voi, sperando che più persone possibili abbiano veramente l'opportunità di vedere, di ricordare insieme a noi e di vivere insieme a noi questo grande artista. Grazie Sindaco. Una veloce immagine mi viene in mente quando il Sindaco Pignatiello cita il pianoforte. Io, riguardando il nostro libro, appunto edito, curato appunto da Gabriele Ranica, che salutiamo e a cui siamo molto vicini, riguardando questo saggio a più voci, ho trovato appunto naturalmente lo scritto del nostro Gaetano Liguori, che cita due pianoforti, uno all'interno di una specie di struttura industriale dove l'Angelo Paccagnini costrinse questi giovani studenti a stare per imparare la musica, e l'altro subito dopo in un altro paese europeo, dove loro furono invitati a suonare un pianoforte di tutt'altra fatta. E Gaetano, ci vuoi raccontare questo episodio collegato di questi due pianoforti? Ma sai, la cosa che io ricordo maggiormente è l'incontro con Angelo Paccagnini, perché io sono in conservatorio dal 63, fai conto, dalla seconda media. E naturalmente dopo i 14-15 anni, insieme al jazz, avevo sviluppato la passione per la musica contemporanea. C'erano i concerti in conservatorio di Canino e Ballista, Bussotti, Maderna, Nono. C'era questo background a cui noi giovani ci sentivamo di aderire. Un giorno vado in conservatorio e leggo che c'era un corso di musica elettronica che avevano appena messo. E naturalmente chiedo subito notizie e mi dicono: il maestro Angelo Paccagnini fa questo corso. Io vado e mi trovo di fronte, il primo incontro poi è quello che non si scorda mai, no? Questo signore tutto scattante, nervosetto, sempre scatenato. Di cui la classe di musica elettronica era fornita soltanto di un registratore geloso, grosso così. Questa era la nostra apparecchiatura. Ma il maestro Angelo Paccagnini, anche il direttore in quel periodo dell'istituto di fonologia della RAI, per cui le nostre lezioni si svolgevano una volta in conservatorio, appunto tra i banchi, chiacchierando, parlando e ascoltando Angelo. E un'altra parte si svolgeva a fonologia, dove tu arrivavi e vedevi in un angolo che c'era Maderna che stava lavorando, oppure c'era Berio, c'erano personaggi di questo calibro. Ecco, Stockhausen no, perché aveva il suo istituto a Colonia. E per cui, diciamo, c'è stato questo incontro favoloso. Poi Angelo, la prima cosa che ha fatto, e lì è un po' socratico, no? Mi ha tirato fuori quello che avevo dentro, praticamente. Per noi, diciamo, per il musicista e il compositore, alcune doti le ha, al di là dello studio, che quello te lo fai, però, diciamo, il sentimento, l'arte, il feeling, la musicalità, o ce l'hai o non ce l'hai. Però spesso nella vita la cosa importante è incontrare qualcuno che te la tira fuori. Allora io fino a quegli anni, a parte col jazz, dove già avevo cominciato a suonare, però in conservatorio mi sentivo un po' castrato, no? Perché era tutto sul classico, Chopin, queste cose qua. Quando ho parlato con Paccagnini, che mi ha detto a pianoforte: ma tu fai quello che vuoi, toh, prendi questo martello, dagli una martellata, se ti va così, queste cose qua, figurati. Poi diciamo che c'era anche la nostra generazione, quella della politica, c'era tutto un movimento attorno, per cui eravamo veramente scatenati. In conservatorio avevamo un'aula con un pianoforte, che diceva il nostro amico, che era una specie di, era abbandonato e noi ci lavoravamo dentro.
ci lavoravamo a tal punto che quando siamo andati a fare un paio di concerti con il gruppo di Paccagnini, perché poi lui con noi, diciamo, con i suoi allievi, aveva fatto un gruppo musicale e abbiamo fatto un concerto indimenticabile che era a Torino, alla Camerata Casella di Torino, dove abbiamo fatto dei pezzi suoi e poi lui ci ha dato lo spazio a ognuno di noi per fare un pezzo suo. E dove ho conosciuto, e c'ho ancora la recensione, di Massimo Mila. Massimo Mila, per quelli appunto gli addetti ai lavori, ma anche gli altri, era uno dei più grandi musicologi e che sulla stampa ci ha fatto un articolo. E ci ha fatto un articolo anche curioso, perché poi c'era il pezzo di Paccagnini, si chiamava La Cena. Perché questo, il terzo punto di Paccagnini che volevo dire, oltre a fonologia, era l'aspetto conviviale, cioè con Paccagnini si finiva sempre appunto il cassone della Barbera a mangiare e bere. Noi giovani, figurati, lui era molto generoso, devo dire, noi non c'avevamo una lira, per cui ci invitava sempre sia a Castano a casa sua, ma anche se capitava nei ristoranti. E per cui in questo pezzo di Paccagnini si chiamava La Cena, voglio, poi finisco, c'era il muro della sala, il pubblico tutto attorno. Poi aveva preso una cantante, che poi era una cantante che recitava, che era una bellissima donna, tra parentesi, che usciva seminuda in mezzo al pubblico. Noi vedevamo le facce di questi austeri signori piemontesi, parliamo del 70, seduti, che si sentivano accarezzare, si giravano, vedevano questa bella donna in nude look, allora che era già una roba, si diceva il nude look, no? Con queste trasparenze, e poi alla fine del concerto si mangiava tutti in questa tavola apparecchiata, che puoi immaginare come ci siamo divertiti. Beh, adesso lascio spazio anche se racconto tutto adesso, io comincio adesso a finire domani. Devono essere stati anni, anzi sicuramente sappiamo che sono stati anni molto creativi, molto belli e molto ricchi di cultura, di sperimentazione, quindi bene. Senti, il mio atteggiamento, voglio dire subito, il mio atteggiamento non è quello dei nostri tempi, perché io ho sempre detto che anche giovani adesso possono fare queste cose. Appunto, ci servono anche delle strutture o delle occasioni, delle fortune, perché io avevo incontrato la fortuna. È chiaro che in quegli anni in conservatorio c'era Manzoni, Paccagnini, Donatoni, c'erano questi nomi. Adesso ce ne saranno degli altri, non lo metto in dubbio. Però l'humus, il contesto, è vero che era più allegra, diciamo così. Diciamo che no, non volevo fare il passatista, però certamente il periodo storico era per caratteristiche più magmatico, più vitale di adesso, insomma. Poi è vero che anche oggi è pieno di occasioni, è pieno di bravi maestri e di ottime opportunità se si vuole cercarle o provare a farle, insomma. Esatto. Sfondare, come facevi tu, il pianoforte, fra virgolette, sfondare, trafiggere, tu usi la parola trafiggere il pianoforte con fruste, bulloni e così via, si può fare sempre ed è giusto che i giovani lo facciano anche oggi. Franco, poi torniamo al sindaco sui temi culturali importanti che Castano sta mettendo in piedi. Franco, tu che conosci molto bene la musica, i compositori e hai una frequentazione molto lunga con tutti i musicisti, qual è il tuo rapporto e qual è il tuo... la tua conoscenza con il maestro Liguori? È una amicizia più che trentennale, una fraterna amicizia, la bellezza è quello di aver scritto degli articoli nell'ambito delle sue performance milanesi, ma vorrei qui sottolineare come tutta l'esistenza di Gaetano Liguori sia finora stata dedicata alla solidarietà, all'impegno civile e anche, se vogliamo, a una costante ricerca di una spiritualità che sia scevra da ogni pregiudizio. Quindi un uomo libero, un uomo contro
il potere e i poteri forti. Un uomo che ancora oggi è come un diciottenne che affronta la vita con grande coraggio e dando agli altri emozioni, trasferire agli altri emozioni. E probabilmente il suo primissimo grande maestro è stato il suo papà, che ancora adesso è in concerto ultra novantenne, è sempre pronto, Pasquale Lino Liguori, grandissimo batterista, e dall'altra parte l'Ubus che ha respirato nel quartiere milanese del Corvetto e poi in altre situazioni. Milano è comunque l'ombelico del mondo di Gaetano Liguori, che ha viaggiato in tantissimi paesi per testimoniare la solidarietà verso popoli oppressi e contro naturalmente la guerra. Vorrei che Gaetano spiegasse come è nato questo suo approccio alla musica e quanto deve al suo papà Pasquale detto Lino. Beh, due domande da 100.000 punti. Allora, forse andrebbero invertite, diciamo, la seconda domanda gli rispondo per primo. Cioè, è chiaro che mio padre, io i primi ricordi che io ho, proprio, sai, di bambini si ricordano la mamma, il giocattolo, e io il primo ricordo che ho è mio padre che studiava la batteria, perché mio padre con la tavoletta, come si diceva allora, passava ore e ore chiuso in uno stanzino, no? Con un coso di gomma sui quali si esercitava, perché allora poi non c'erano le batterie elettroniche con le cuffie, per cui i vicini non avrebbero gradito l'uso di una batteria normale, diciamo, da studio. Per cui i miei primi ricordi sono quelli. Uno dei primi ricordi è che io andai con lui a Le Roi, che era un night dove adesso c'è il teatro dell'Efo Puccini, lì in Galleria Puccini c'era un night dove mio padre suonava, perché allora i musicisti appunto avevano anche la fortuna, noi in modo differenziato, di lavorare, cioè diciamo che c'erano i night, i dancing, le sale da ballo, il dopo lavoro, c'erano un sacco di occasioni dove i musicisti potevano suonare. E mio padre, che era un professionista, lavorava appunto nei locali, lavorava con Pizzigoni, dei nomi del gota milanese dell'epoca. Noi poi eravamo napoletani, per cui poi c'è mio zio, ecco, lo zio di mio padre era Gegè, il batterista di Carosone, per cui diciamo che a casa mia la batteria, un altro fratello di Gegè suonava anche lui la batteria, per cui eravamo di casa. Infatti io volevo fare il batterista all'inizio, cioè. E mio padre, lungimirante, aveva detto no, studi il pianoforte e la musica, così poi diventi un batterista, ma leggi la parte a quattro righe, leggendo diciamo, le invenzioni di Bach, poi puoi leggere il rigo musicale. E poi, soprattutto mio padre, ha portato i primi dischi che io ho ascoltato, da Gershwin a Thelonious Monk, da Charlie Parker a Max Roach, io ho subito ascoltato quella musica. E poi dopo in conservatorio ho ascoltato anche Stravinsky, eccetera. Però i miei primi ascolti sono stati imperniati sul jazz. Rispondendo all'altra cosa, io devo dire che appunto come generazione noi siamo sempre stati così, come si può dire, per la solidarietà, che allora poi non si chiamava solidarietà, si chiamava impegno politico, se vogliamo, con i popoli del terzo mondo, no? Era la nostra, io ho fatto un disco che si chiamava Suite del Terzo Mondo, che era dedicato dopo un viaggio a Cuba. Io ho fatto il primo viaggio, concerto a Cuba al Festival della Gioventù Comunista nel 1979. Per cui siamo stati con la delegazione e il nostro capo delegazione era D'Alema,
che era presidente della FIGC. Questo per dirti come poi le cose nella vita si spostano. Eravamo noi, Iarea, con Demetrio Stratos, il canzoniere del Lazio. Diciamo che i gruppi del circuito alternativo dell'epoca siamo andati poi a Cuba. E per cui andare a Cuba, diciamo che era stato un viaggio organizzato dal partito, per cui sempre con mezzi, cioè sì, dormivamo nel villaggio militare, nella camerata con 40 lettini. Io sopra di me avevo Paolo Pietrangeli, quello di Contessa, diciamo così. Per cui però ci divertivamo veramente un sacco, devo dire che il divertimento non ci mancava, le docce, queste cose così, era tutta un'avventura. Poi i concerti avventurosissimi, io sono andato in una piazza con l'orchestra militare etiope, no? Figurati, delle cose appunto proprio dell'altro mondo. Poi dopo, man mano, diciamo, quando diciamo il circuito degli anni 70, poi ho fatto un disco per i palestinesi del 76, la cantata rossa per Talel Zatar, con il mio amico Giulio Stocchi, di cui proprio a Castano l'anno scorso abbiamo fatto un anniversario, siccome è prematuramente scomparso, abbiamo fatto un concerto, un ricordo, nella Villa Rusconi, no? La villa, diciamo, nel comune, abbiamo fatto questo ricordo di Stocchi. E anche lì siamo finiti a mangiare a casa del Ranica, naturalmente, mangiare e bere soprattutto. Ecco, per cui sono andato, e allora diciamo che a un certo punto per me è stato naturale, io facevo il concerto per il Nicaragua, il concerto per l'Eritrea, il concerto per i bambini del Senegal, dire, senti, io faccio il concerto, però voglio venire a vedere la situazione, voglio toccare con mano, voglio vedere, cioè non mi va. E così ho cominciato a girare, ho fatto un'etichetta mia, folk, ho fatto un disco con il Senegal, mi portavo un registratore con due microfoni Sennheiser, un registratore a cassette, figurati, però bello grosso. Andavamo nel villaggio e io registravo le musiche. Poi quando tornavo facevo il disco con la solidarietà dell'associazione. E per cui poi in Nicaragua, quando c'erano i sandinisti, chiaramente, e sono stato un zoo. Poi ho conosciuto una compagna, poi diciamo che c'era anche questo aspetto, cioè, adesso non voglio negare, non voglio fare il maschilista, ma voglio dire che quando si facevano questi viaggi, cioè il bello del viaggio e anche dei concerti degli anni 70, che noi non andavamo in albergo, andavamo a fare il festival del proletariato a Licola, non so, dei posti veramente della mitologia, a Ballabio siamo stati anche, e poi dopo si dormiva a casa dei compagni, che non era sempre il solito Ranica che ci dava il vino e la cassera. Poteva anche capitare qualcosa di meglio, qualche incontro più simpatico, diciamo così. Per ecco, cui, Gaetano, a tale proposito di Ranica, vedo un commento proprio in questo momento di Ranica che dice bere, non svelare tutti gli altarini. Intanto, sì. E quindi ci sta seguendo. Intanto ecco. Vi devo dire che ci sta seguendo anche il presidente di Fondazione per Leggere che ci dà il buongiorno. E il tuo caro amico Gianni Bombaci che ti dice grande Gaetano, ecco, quindi, e mi pregava ieri di salutarti, quindi porto sì, i saluti Gianni Bombaci, caro amico anche del Guado. Ti interrompevo per questo, per utilizzare questo momento di cultura che ci stai regalando, per trasferirlo, cambiando un po' argomento, per ripassare la parola al sindaco che appunto poi ha degli impegni di giunta, e per sapere cosa può fare un piccolo, fra virgolette, un comune di 15.000 abitanti per la cultura, cosa sta facendo per la cultura quest'anno e quali sono i progetti più che ci vuole segnalare il sindaco sui temi culturali che sappiamo con Manzoni e con Liguori quale e quanto valore abbiano nei confronti dello sviluppo delle comunità e della società. Beh, io vi dico che sono in difficoltà nell'interrompere dei racconti così che insomma è veramente un piacere ascoltare, perché poi ci raccontano insomma anche la storia del nostro paese, no? Del nostro territorio, eccetera, è davvero piacevole. Ecco, quindi
mi sento un po' quasi fuori luogo, ecco, nell'intervenire. No, assolutamente, non devi sentirti così, sindaco, perché invece il tuo ruolo è importantissimo, non sei affatto fuori luogo, sei nel luogo giusto per dire quello che faremo insieme o che farai, insomma, per... certo, è il luogo ideale. Faremo insieme, assolutamente sì. La cosa più importante che può fare, secondo me, un comune come il nostro, come quelli che sono appunto i comuni del territorio dell'Alto Milanese, eccetera, è proprio quello di collaborare con realtà come la tua e con storie come queste, con artisti come voi, perché è importantissimo, insomma, provare in qualche modo a far sì che il nostro territorio venga riconosciuto. Quindi questo sicuramente è l'obiettivo principale che ci poniamo quando proviamo a portare avanti delle situazioni. Quest'anno naturalmente l'argomento che proveremo a sviluppare è quello delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante. Noi abbiamo immaginato proprio di lavorare a partire dal mese di febbraio fino a dicembre proprio su questo. Immaginiamo un calendario che avremmo già organizzato, ma che vorremmo, insomma, riempire di nuovi aspetti, e che speriamo davvero tanto che questa pandemia ci permetta appunto di portare poi in presenza e non più soltanto online, perché poi insomma nella parte online viene a mancare tutto quella vicinanza, quel sentimento, quella passione che si possono ispirare solo quando poi si è in presenza e si riesce davvero a confrontarsi. Noi partiremo il 25 febbraio, abbiamo creato una collaborazione molto importante con l'ITC, grazie anche alla nostra consigliera capogruppo Ilaria Crespi. Abbiamo intrapreso proprio un rapporto di collaborazione con loro per diversi momenti di confronto con gli studenti, perché poi noi per la fine pensiamo che alla base di tutto ci siano loro, cioè fare cultura vuol dire soprattutto parlare con i nostri ragazzi e far sì che loro comprendano l'importanza di tutto questo e cerchino in qualche modo di portare a casa quelle che sono appunto le passioni, ecco, le passioni che si vedono anche oggi nei racconti e nel confronto che stiamo vivendo. Quindi partiremo il 25 febbraio con la professoressa Gianni Bacchelli, la selva oscura di Dante, quella del nostro tempo, prospettive di lettura e di liberazione, con una videoconferenza proprio con i ragazzi del TC. Poi l'8 marzo con la festa della donna, e quindi con un repertorio dedicato alle figure di Francesca e Beatrice. Il 25 marzo sempre un intervento con l'ITC, e poi via via fino a dicembre, sperando di poter insomma avere un evento conclusivo in auditorium e di poterlo insomma sviluppare al massimo con tantissimi cittadini e non solo. Ecco, io non mi dilungherei troppo, spero veramente nelle prossime poi settimane di potervi dare delle indicazioni un pochino più precise rispetto a quello che andremo a fare. Speriamo che ci possa essere una collaborazione importante proprio con Guado e proprio con Francesco, insomma. Grazie sindaco, noi abbiamo, come sapete, questa importante mostra dedicata al poeta, al sommo poeta, che ha coinvolto 100 artisti contemporanei di calibro internazionale in 10 anni di lungo lavoro faticoso che cominciò mio padre e termina io, con l'aiuto di Giorgio Seveso, Rossana Bossaglia e Andrea Del Guercio. Fu un lavoro ed è un lavoro di grande rilevanza culturale, una mostra molto preziosa dal punto di vista dell'intensità culturale e dell'impatto tra la classicità e la contemporaneità, e ci auguriamo certamente di poterla mostrare anche in questo anniversario importante. E faccio mio il pensiero di Liguori e so anche di Manzoni: diamo spazio, non lo dico al Comune di Castro, lo dico in generale, diamo spazio ai progetti che hanno un senso culturale profondo più che agli eventi, chiamiamoli così, di richiamo pubblicitario. Ecco, io temo che questo anniversario dantesco, soprattutto in alcuni luoghi italiani, come spesso accade ultimamente, apra le porte a grandi esplosioni immediate ma con poca sostanza. Ecco, diciamo che la sostanza va perseguita nelle cose culturali, quindi io sono per la sostanza, via. Ecco, diciamo che se posso,
proprio dal territorio possiamo partire nel nostro piccolo per essere, insomma, esempio proprio di questa sostanza. Ecco, quindi siccome siamo all'inizio del contesto, sarebbe interessante, insomma, metterci insieme nella collaborazione, nel lavoro con tutto quanto il territorio, proprio per dimostrare questa volontà di sostanza rispetto a questi grandi eventi che magari mancano proprio degli aspetti fondamentali. Quindi accolgo con molto piacere. Come sai, sindaco, noi siamo a disposizione, quindi per quel piccolo contributo che possiamo dare lo facciamo molto volentieri con tutto il territorio. Grazie. Franco, riprenderei il filo di questo bellissimo dialogo che avete tu e Liguori, quindi ti lascio la parola. Sì, innanzitutto volevo sottolineare il fatto che questo internazionale pianista jazz è stato il primo a portare un jazzista italiano in tanti paesi del mondo. Ricordiamo la Thailandia, l'India, Singapore, Malesia, la già citata Cuba, ma anche in Eritrea, in Senegal, a Gerusalemme e poi importantissimo a Sarajevo in un periodo successivo e di guerra, e a Beirut, a Baghdad, a Damasco, quindi ad Aleppo, e poi anche il primo jazzista a portare musica jazz in Duomo. Perché? Perché Liguori ha non solo eseguito, ma anche composto le musiche per la famosa Salmodia della Speranza di padre David Maria Turoldo. E qui vorrei che lui mi parlasse un pochino di questo rapporto con un sacerdote poeta e anche patriota in quanto resistente, diciamo non consueto alle, diciamo desueto, quindi alle varie situazioni della curia. Qual è stato il tuo rapporto con padre David Maria Turoldo? Ma guarda, adesso mi è venuto in mente proprio un tuo articolo sul Corriere della Sera su uno spettacolo che avevo fatto al ritorno dalla Thailandia, che si chiamava La Linea d'Ombra, che aveva preso il titolo da Conrad, dove io, che avevo 40 anni poi allora, e già mi sentivo vissuto in un certo senso, nel senso che avevo detto, i miei primi 40 anni ho avuto un tipo di impegno che è stato quello, diciamo, anche fisico, no? Musicale, di raggiungere. Adesso mi voglio dare un tempo per poter riflettere su tutte le cose che ho visto, che ho sentito, che ho letto, perché poi per me la lettura è fondamentale. Adesso ieri ho fatto fare una nuova libreria, perché io vivo proprio, cioè mi piacciono davanti. E poi sono importanti, perché tu hai l'esperienza di altre persone, ce l'hai bella tranquilla a casa. Ecco, non per scrivere io i miei libri, ma proprio per un arricchimento spirituale e anche culturale, se vuoi, ecco. Per cui quando tornai feci questo spettacolo che si chiamava La Linea d'Ombra, dove io appunto lasciavo aperta questa strada verso, ma non sapevo dove mi avrebbe portato. In questo, poi nella cosa appunto, come dicevamo prima, sì, come l'incontro con Paccaini, alcune volte sono anche delle combinazioni. Morale della favola, mi contattò
un gallerista, un organizzatore, insomma, e mi disse che voleva fare uno, stava mettendo su uno spettacolo su un testo di padre Maria Turoldo, David Maria Turoldo. Io, padre Turoldo, come poi ho detto alla conferenza stampa in, lì a Palazzo, di, a fianco del Duomo, come si chiama, la, all'arcivescovano, ha fatto la conferenza stampa, perché questo spettacolo col testo di padre Turoldo legava proprio le mie due aspirazioni. Una era quella dei partigiani, perché lui fa una messa, no, la salmodia della speranza, portando l'esperienza dei condannati a morte, di cui lui aveva fatto un libro bellissimo, Lettere dei condannati a morte, e sui tempi della messa aveva messo proprio l'avvento, la nascita del nazismo, la lotta partigiana, le lettere dei condannati a morte, alcune cose, alcuni temi che erano i miei in un certo senso, perché poi nella mia generazione ha fatto in tempo a conoscere da Degrada a Pesce, cioè i comandanti partigiani io li ho conosciuti di persona, cioè, lasciando stare che ci siamo andati a pranzo, però proprio mi sono fatto raccontare, no? Ed erano persone che allora avevano 50-60 anni, cioè più giovani di me adesso in un certo senso. Per cui lo spettacolo, c'era anche Monio Vadia, è stato uno spettacolo abbastanza grosso, nel senso che c'erano una decina di attori, tra cui appunto Monio Vada, Maddalena Crippa, io ho fatto le musiche originali con un quartetto, ed era la prima volta che il jazz entrava nel Duomo, perché poi è stato anche singolare il fatto che abbiamo avuto il Duomo per una sera a nostra disposizione per fare le prove. Cioè noi dietro l'altare avevamo anche i camerini e abbiamo suonato, improvvisato. Io poi avevo chiamato Luis Aguto alle percussioni, Garaschelli al basso, Davide Santi al violino, per cui avevo fatto un discorso un po' complessivo, c'erano dei video. E quando io ho raccontato la storia del mio incontro, il mio primo incontro era stato nel 73, quando il povero padre Turoldo venne a parlare a una manifestazione per la guerra nel Vietnam del movimento studentesco di cui facevo parte, e non lo lasciarono parlare perché un prete che veniva allora, soprattutto che rappresentava la Chiesa come la vedevamo noi e come era in effetti in un certo momento, a parte lui che era già, infatti lui poi fu mandato via, lui è morto anche, non dico in disgrazia tra virgolette, però diciamo che una voce come la sua non ha più potuto parlare, è morto, è tornato nel Friuli ed è morto lì anche abbastanza giovane di malattia. Per cui io ho detto è un omaggio che io devo a questo personaggio, perché io che facevo parte di quelli che lo avevano contestato, adesso che lo sto leggendo veramente e che sto entrando nella sua tematica, gli devo delle ottime musiche, e lo spettacolo insomma poi ha funzionato, al di là del fatto che essendo diciamo un po' mastodontico aveva delle spese per cui abbiamo fatto 4-5 repliche, io poi l'ho ripreso in forma di oratorio e l'ho portato come reading in giro in quelle qualche cosa che me l'ha chiesto, ecco, diciamo così. E diciamo poi l'incontro si è sviluppato nel senso che ha dato avvio a una serie di mie discorsi che mi ha portato a incontrare prima i gesuiti qui di Piazza San Felice, padre Sorge, e padre Bartolomeo Sorge è un altro personaggio con cui io mi trovavo appunto a chiacchierare conoscendo la sua storia, è stato uno dei primi a avere la scorta in Sicilia ai tempi di Falcone e Borsellino, per cui l'unica contestazione che mi fece quando io sono stato candidato per i comunisti italiani, la cartolina, mi dice adesso non esageriamo, io sono un parente libertario, però arrivo fino a un certo punto, però è stato con lui un rapporto e mi sono avvicinato a dei temi della religione che poi mi porteranno adesso da qualche anno, sono andato in pensione al conservatorio nel 66, mi sono iscritto come studente alla facoltà teologica del Nord Italia, proprio perché la mia esperienza dai 40 anni diciamo ad adesso, che si è svolta sul campo, perché io appunto poi sono diventato amico di Silvano Fausti, che era un grande biblista di Villa Pizzone.
Poi anche lì sarà un caso nella vita, però incontri sempre personaggi, tutti i personaggi anche della chiesa che ho incontrato io erano sempre borderline, cioè qualcuno è stato mandato via, qualcuno lo mettevano via, perché avevano sempre un atteggiamento non di rottura, ma critico rispetto al sistema. Che poi, come vede, adesso si è sviluppato maggiormente con Papa Francesco. Ecco, Papa Francesco ha dei nemici fuori dalla Chiesa, ma neanche un sacco all'interno. Cioè, c'è un sacco di gente che contesta questo suo modo così di interagire dopo 2000 anni, che la Chiesa è stata un'altra cosa. Ho risposto, ecco, quindi stai frequentando la facoltà teologica, ti stai laureando, che ha sede nei chiostri annessi alla Basilica di San Simpliciano. E che possiamo dire che io, quando sono andato in pensione, questa è una cosa che conta, ecco, per me, che dovevo lasciare il conservatorio dopo, dal 63 al 2016, insomma, diciamo che è una vita, anche proprio come luogo fisico. Io, quando giravo in conservatorio, c'era l'auletta di Paccagnini, l'auletta di Maestro Scialli, l'auletta di Manzoni, di Donatoni, il bar dove ci mangiavamo il panino con alcuni che sono diventati poi dei personaggi importanti della storia della musica, no? Addirittura. Quando facevo queste cose qua, cioè doverle lasciare, perché poi non credo alle cose fritte e rifritte, per cui io, dovendo andare in pensione, sì, avrei potuto fare dei corsi straordinari, però prima cosa largo ai giovani, c'è già poco lavoro, se noi facciamo anche tutti i corsi in più, poi non rimane niente, no? E poi questo ruolo così. E allora io ho bisogno di un posto fisico. Quando sono andato alla facoltà teologica nei chiostri, che è un edificio della stessa epoca storica, con la caratteristica dei chiostri, tutto così, mi sono sentito come a casa mia. E adesso sto facendo l'ultimo anno, il quinto anno, sto preparando la tesi, perché poi è un percorso difficoltoso, non ve lo nego. Se qualcuno gli viene voglia, sono più di 70 esami, cioè, in 5 anni, che proprio è una roba. Però io il tempo ce l'ho, i concerti sono meno. Quest'ultima cosa della pandemia, tutto sommato, io l'ho presa, dopo averla presa in forma leggera, proprio all'inizio, a febbraio, poi è scattato tutta la cosa, per cui sono stato a casa. Ho la fortuna di avere la casa abbastanza grande, di non avere bambini che mi corrono per casa, eccetera, e per cui mi sono potuto dedicare i miei studi. Adesso tutti i pomeriggi facciamo le lezioni online dalle 2:30 alle 7, la mattina preparo da mangiare, sono diventato un cuoco straordinario e sono anche aumentato un po' di peso, per cui ho anche la ciclette. Poi sai che la mia grande passione è stata il cinema, ecco. Esatto. E per cui l'amore per il cinema western e per il cinema di Kurosawa. Sì, esatto. Beh, appunto, io ho fatto Ronin, che era un pezzo che forse tu anche lì mi avevi fatto qualche presentazione. Sì, esatto. Dove ho preso, appunto, questa avevo la passione dei film di samurai. Io poi ho fatto arti marziali, kendo, eccetera, la spada, il Ronin, tutta questa mitologia, no? E allora ho preso, grazie anche a Enzo Gentile e a Piccardi, che facevano quella bellissima rassegna, come si chiamava, musica, era una rassegna dove c'era dalla musica al cinema, al teatro, alle varie arti, no? Adesso non mi ricordo, comunque, che è durata tantissimi anni, finché non è venuta Ombretta Colli e ha tolto la cosa della provincia. Poi adesso non c'è più neanche la provincia, per cui... E allora ho proposto così. Hai fatto anche un libro, Non sparate sul pianista. E no? Vabbè, questi appunto sono sempre gli incontri. Io ho presentato un libro di Jimi Hendrix a Book City e ho conosciuto Stefano Piantini della Schiera. Allora ho conosciuto lui, allora mi ha detto: ma Liguori, tu hai scritto qualcosa? Io ho fatto una storia del jazz per un altro editore, avevo già fatto qualche cosa, due libri avevo fatto, insomma. E ho detto, beh, sì, insomma, è nato, confesso che ho suonato,
che, parafrasando con questo che ho vissuto, dove io racconto la mia storia con tutti questi aneddoti che vanno dal Corvetto al Conservatorio, che è una storia milanese, se vuoi, Corvetto, Conservatorio, San Fedele e adesso la Facoltà Teologica. E poi, dato il successo, tra virgolette, perché i libri poi non è che vendono così tanto, ho fatto questo, siccome ho la passione del cinema western, il western americano, ho fatto questo libro, Lo Spalletto sul Pianista, dove io racconto come il cinema, e lì ho fatto un capitolo un po', diciamo, me lo sono inventato io in un certo senso, dove io ho fatto vedere come i Magnifici Sette o i Sette Samurai, però diciamo, essendo un libro su western, i Magnifici Sette, che era il remake, aveva influenzato un bambino di 10 anni a lottare per la giustizia contro l'ingiustizia, coi buoni contro i cattivi, che non erano gli indiani sempre, perché poi nel cinema americano degli anni 70 l'indiano è stato rivalutato, eccetera. Però questo senso del... lo stesso John Wayne, io dedico un capitolo a John Wayne, no? Perché gli chiedo, non dico che gli chiedo scusa, che è esagerato, però per noi John Wayne era un fascista, era il simbolo del macho, quello che vuoi. Invece poi John Wayne, rivisto dopo queste sue frasi, non sopporto le ingiustizie, le potenze, è sempre in alternativa ai cattivi, è sempre un modo di ribellarsi, ecco. C'era chi si ribellava con la pistola, ecco, noi siamo un po' più democratici, ci ribelliamo con la parola in un certo senso. E poi io mi sono divertito, per esempio, in tutti i miei libri, io sono un grande raccoglitore di frasi, a me piacciono trovare le frasi, e allora il libro era, la frase che apriva il libro del Cinema West era qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, pubblica la leggenda, no? Che questo è sintomatico della nostra epoca, no? Cioè, alcune volte conta più la leggenda che non la realtà, cioè il modo di vedere la vita, di fantasticare sulla vita. E poi niente, per cui ho fatto questa cosa dei giusti, che è l'associazione a cui io partecipo da anni, no? Nel giardino di, appunto, un altro dei luoghi, alla Montagnetta c'è questo giardino dove si piantano gli alberi per i giusti della terra. Io, insieme a Gabriele Nissim, ho partecipato da subito, abbiamo fatto i concerti, abbiamo piantato gli alberi con tutti i nomi di alcuni personaggi, perché il bello dei giusti, fatto adesso, che rispetto a quello di Gerusalemme, che è il giardino padre, diciamo, è quello della Shoah, no? Giusti che hanno fatto qualcosa per gli ebrei durante la guerra. Invece Gabriele Nissim ha allargato il concetto ai giusti di tutte le guerre, cioè da Ruanda, tutti i genocidi, a quello degli armeni, alla guerra in Bosnia, tutte le persone che hanno saputo dire di no lasciandoci la vita o rischiando di lasciare la propria vita, ecco. Per cui abbiamo fatto questa cosa, e allora io ho equiparato questo fatto che io ho sempre avuto questo afflato a darmi da fare in queste situazioni, e un po' della mia educazione, non sentimentale, ma un po' della mia educazione e cultura è dovuta anche al cinema western, che io da bambino, un po' come mio padre mi portava, mi faceva ascoltare Thelonious Monk a 6 anni, e mi ricordo ancora il primo western che ho visto a 5. Ecco, negli ultimi 10 anni volevo sottolineare che hai raccolto numerosissimi premi. Citiamone solo due. Il premio Cultura contro la Mafia e l'Ambrogino d'Oro nel 2013. E mi pare uno dei riconoscimenti più azzeccati per la tua profonda napoletana milanesità. Eh sì, certamente. Sì, la Ruggero d'Oro è stata una soddisfazione, perché nella mia città poi c'era Pisapia in quel momento, cioè è stato anche commovente, insomma. E poi soprattutto perché io non ho solo suonato il pianoforte, ho sempre fatto parte della società civile milanese, e a questo punto possiamo ricordare lo spettacolo contro la mafia, che anche lì, quando ho smesso di andare a fare le rivoluzioni all'estero, no, mi sono messo con Barbacetto
e Giulio Cavalli, l'attore, abbiamo messo su questo spettacolo che era soltanto, adesso sembra l'acqua calda, però 10-15 anni fa era una cosa rivoluzionaria, cioè nel denunciare le infiltrazioni della mafia in Lombardia, qui a nord, nel dire la mafia non è soltanto quella delle coppole Totorina, ma anche quella dei manager qua a Milano, così, e soprattutto delle infiltrazioni. E questa cosa ci ha portato la scorta. Ogni volta che facevamo un concerto c'era la Digos che sanificava il posto per vedere, e soprattutto vi posso assicurare che io, che ero stato appunto in Eritrea con i Sahrawi in Nicaragua, avevo più paura quando uscivo dal teatro a Cologno Monzese o in qualche posto a Bucinasco, dove il sindaco ci aveva detto: ah, ve ne accorgerete, vi denuncio. E poi un mese dopo è stato anche arrestato. Per chiudere la parentesi. Per cui nel video poi mandavamo in onda alcuni spezzoni di televisivi, fra cui ce n'era uno di Pillitteri degli anni passati, che diceva: la mafia al nord non esiste, è tutta un'invenzione. E l'altro anche della nostra signora Moratti, che in un programma con Santoro gli ha detto: ma perché lei sottolinea sempre il fatto che Milano c'è la mafia, ci sono anche tante altre delle cose, la solidarietà. E allora Santoro dice: sì, perché allora stiamo parlando di mafia, va bene che ci siano altre cose, però parliamo di questo, è vero o non è vero? E si è sempre negato questo fatto. Adesso basta guardare il numero degli arresti di 'Ndrangheta, mafia e camorra, ce ne sono molti più in Lombardia che non nei paesi di origine, i paesi TOC, diciamo. Laddove ci sono i soldi. Ecco, stiamo entrando purtroppo in un argomento, come dire, complesso, articolato, e naturalmente pensare che la mafia, ma questo non lo dico perché sono un esperto di mafia, ma insomma pensare che una struttura economica importante come quella della mafia si fermi a dei confini geografici delimitati in una zona o piuttosto che in un'altra mi pare un po' ingenuo, e mi pare anche un po' ingenuo pensare che la mafia abbia una connotazione nazionale piuttosto che non internazionale. Ma abbiamo conosciuto un Gaetano Liguori certamente diverso, certamente intimo, abbiamo conosciuto anche in parte il suo papà, io non lo conoscevo e non sapevo che a 90 e rotti anni girasse a fare il batterista ancora, e questo mi riempie di felicità, come penso che riempia anche il figlio. Ma volevo farti questa domanda, Gaetano, dopo aver ricordato Turoldo, che anch'io ricordo qui al Guado, perché lui faceva il giornale, il suo giornale proprio nel 73 lo faceva qui alla cascina del Guado, io lo ricordo bene perché è venuto spesso anche poi, ed è verissimo che è morto in un limbo di abbandono che accompagna sempre gli uomini scomodi, e gli uomini scomodi sono quelli non allineati, e non sono quelli di una parte politica, sono quelli non allineati, è molto diverso questo concetto. E invece per quanto riguarda John Wayne è un altro argomento interessantissimo che riguarda anche questo la politica, perché spesso la sinistra, tanto stiamo parlando di quello, alla sinistra piace prendere delle icone, farle diventare mostruosamente diaboliche e attaccarle, no? Ricordo che John Wayne è anche il personaggio ispiratore di Tex Willer, e ricordo che l'autore di Tex Willer, non Bonelli che lo ha inventato, ma l'autore grafico di cui adesso purtroppo Aurelio Galleppini, ebbe dei grossi problemi all'inizio del suo lavoro, perché riferentesi a John Wayne c'era tutto un mondo, diciamo, pseudo progressista che lo attaccava perché John Wayne era fascista e così via, per cui terribili queste etichette. Ma volevo farti una domanda specifica al musicista: cosa ti manca, se ti manca, dell'impatto col pubblico, del suonare e di questa prima parte di età che hai, in qualche modo ci hai raccontato che hai un po' lasciato, e quali sono stati i palcoscenici che ti hanno emozionato di più? Beh, appunto, io adesso ho abbandonato da 4 anni, da un punto di vista così, cioè essendo impegnato su quest'altro fronte, ti dicevo che è proprio pesante, diciamo meno tempo per studiare. Io adesso qui non so se si vede, ecco, vedi che c'è
il nostro bel pianofortone che mi aspetta sempre. Lo saluto. E lui dice: ma forse è meglio che sono il pianoforte, ti riesce meglio sono il pianoforte che non studiare il greco o l'ebraico, no? E io invece insisto, perché poi il pianoforte lo studio da quando avevo 4 anni, ecco, per cui io mi sento sempre musicista. E il discorso è che poi è sempre una chiave per aprire tanti passepartout, perché io per esempio alla facoltà teologica sono entrato come studente, per cui stavo in classe bello tranquillo. Poi è entrato il professore e ha detto: ma Liguori, lei è il musicista? Ah sì. Poi il preside mi ha chiamato: ma lei è l'Ambrogino d'Oro, complimenti, quindi così. Ma l'anno scorso, quando hanno fatto poi una manifestazione su Paolo VI, sul 50° anniversario di lui che era venuto a Milano come vescovo, ecco, insomma, con Brera, insomma, c'era questa manifestazione a cui partecipava anche Delfini, di adesso, e ha detto: perché non facciamo qualcosa, maestro Liguori, ci dia una mano. E io ho trovato una bellissima lettera di Paolo VI agli artisti, una lettera che poi varrebbe la pena, poi visto anche i tuoi interessi ne possiamo parlare. Lui nel 66 scrive una lettera agli artisti. Teniamo presente che gli artisti negli anni 60 erano proprio dall'altra parte rispetto alla Chiesa, non era come adesso che c'era il Papa Francesco. Gli artisti erano il diavolo, in un certo senso tra parentesi, e la Chiesa era un'altra cosa. Lui scrive una lettera agli artisti dicendo: abbiamo sbagliato anche noi, ma dobbiamo ricucire questo rapporto, poi pensando alle grandi cose che hanno fatto gli artisti per la Chiesa, la Cappella Sistina, c'è sempre stato un connubio poi fra l'artista, i papi, o il potere, eccetera. Per cui, perché non facciamo questa cosa? Allora, io ho chiamato Lucia Vasini, l'attrice, lei l'ha letta, e io l'ho commentata al pianoforte, per cui sono riuscito a portare la mia musica anche nella facoltà teologica, anche se, ti ripeto, io volevo defilarmi, no, perché poi essendo uno degli allievi anche più agé, in un certo senso, i miei compagni mi guardavano strano, dicevano: ah, ma è Liguori, ah, l'Ambrogino d'Oro, qua, è stato in Nicaragua, ha fatto questo, quell'altro, no? E io mi diverto poi in questo ruolo, perché naturalmente, ecco, anche lì mi distingo, nel senso che se il professore fa qualcosa che non mi piace, mentre gli altri poverini, essendo anche giovani così, faticano a dirlo, io invece subito vado dal preside, gli faccio notare che quel professore ha avuto un atteggiamento che secondo me non era consono, cioè sono dialettico, ecco, la mia dialettica non è che la potevo mettere via. Adesso, ecco. Grazie Liguori, siamo in chiusura, una riflessione, grazie davvero di cuore, ma una riflessione la volevo chiudere, visto che il sindaco ha avuto la forza e il coraggio, nonostante le pressioni che vedevo arrivare da dietro per la giunta, di rimanere finora. Se vuole Giuseppe Pignatiello fare un'ultima riflessione su questo incontro, su Liguori, in libertà. Ma io veramente sono stato davvero felice di poter essere a questo incontro, perché ho ascoltato davvero una persona, mi ha fatto piacere al di là di ogni retorica, non vuole assolutamente essere retorico, e ascoltandolo mi rendo conto che la retorica è proprio l'ultimo degli interessi del signor Liguori, quindi non vuole essere assolutamente quello, però davvero mi sono... ho avuto il piacere di ascoltare, gli ho chiesto di andare via perché volevo ascoltare per bene, con attenzione, perché ecco, è stato un incontro che mi ha arricchito, e quindi cosa posso dire? Dico che mi farebbe piacere poter in futuro poter magari incontrare, poter fare due chiacchiere. Una domanda che mi veniva e che naturalmente non mi sono permesso di fare perché ho detto non mi sentivo nella situazione di farlo, era in questo periodo di pandemia, di tutte queste difficoltà che stavo avendo, al di là del fatto giusto e sbagliato, faccio in un modo, fate nell'altro, eccetera, una persona come lei che ha vissuto veramente a 360 gradi, in un modo che purtroppo io non riesco a vivere neanche per un decimo, nel senso che purtroppo, insomma, per quanto... mi piacerebbe fare esperienze così importanti, non ho avuto l'opportunità di fare questo tipo di esperienze, eccetera. Come vive la difficoltà di questa chiusura, no? Chiusura che non è soltanto la chiusura del non poter uscire, del non poter andare in giro, non poter fare cose e quant'altro, ma proprio io quante volte ho la sensazione di una chiusura mentale che si sviluppa sempre di più. Ecco, e se lo vivo io,
immagino come può viverlo lei, come riesce magari a sopportarlo lei diversamente, magari meglio di me, ecco, quindi è quasi una richiesta di un consiglio, ecco, si può. Ma guarda, io lo faccio brevissimamente, no? Avendo la fortuna di aver vissuto certe cose, no? Allora io dico, esiste un tempo per ogni cosa, esiste il tempo, ecco, certo, se fosse che vedo la pandemia, quando avevo 30 anni, lavoravo con Dario Fo, suonavamo in teatro, dove avremmo dovuto chiudere il teatro, non si potevano più i concerti, i dischi che io portavo ai concerti non si potevano portare e vendere, non potevo andare alla radio, certo sarebbe stata una roba pesante. Adesso ho 70 anni, insomma, sì, cerco di tenermi bene, faccio la ciclette, eccetera. Però se sto un po' tranquillo, mi leggo un bel libro, mi seguo un corso sui profeti, o sulla storia, non tanto della Chiesa, la storia dell'uomo, perché la cosa interessante anche della teologia, che poi è filosofia, è proprio indagare come questi uomini di 3.000 anni fa avevano gli stessi sentimenti, le stesse cose, le stesse pandemie, le stesse guerre, lo stesso sfruttamento dell'uomo dell'uomo. Adesso ho letto un libro interessantissimo, poi vi lascio, che vi consiglio, che si chiama Esodo e rivoluzione, come l'esodo biblico, quello di Mosè, per intenderci, è stato scelto da Oliver Cromwell, da Carlo Marx, da un sacco di rivoluzionari come primo esempio di rivoluzione dove il popolo si ribella al potere e al sistema, e il popolo però ha dei capi, questi capi come Mosè sono per un'ambizione maggiore, cioè il popolo vuole soltanto poter non essere più schiavo, mangiare e dormire, mentre Mosè e i sacerdoti vogliono che lui abbia il rapporto con Dio, che magari è un po' più alto, che però a loro interessa di meno. Sono tutte scoperte che sto facendo adesso non grazie alla pandemia, no? Che l'avevi fatto lo stesso, però dovendo stare a casa, io il consiglio che posso dare a chi sta, approfittate di quel tempo per poter leggere, scrivere, guardare qualche bel film, eccetera. Insomma, si può dire che mente lì... Non mangiate troppo come faccio io, perché è il fatto che poi stando a casa cucino e mangio. Si può dire che quindi una mente libera resta libera al di là delle chiusure e delle difficoltà, sì. L'importante è volerlo. Ok. No, l'ultima cosa che vorrei ricordare a proposito di Castano, che io sono stato in questo percorso 4 anni fa a Castano con Pamela Villoresi sullo spettacolo di Teresa, di Santa Teresa, che era una visionaria mica da ridere. E siamo stati proprio a Castano e mi ha impressionato entrare nel teatro dedicato a Angelo Paccagnini, no? Dicevo che sembra ieri che io andavo a Castano da Paccagnini, che lui con l'autorità e col sistema non era sempre in buoni rapporti, eh? Perché poi non è che tutti i sindaci erano aperti come il mister qua, ci sono anche delle giunte con dei sindaci che queste cose qua che a lui piacciono, piacciono al nostro amico Ranica, a loro non piacevano mica tanto. Vabbè. Grazie. Bene, grazie a voi. A Giuseppe Pignatiello per questa riflessione, questo spunto finale molto interessante, questa riflessione importantissima secondo me, che poi ci ha dato Gaetano Liguori. Franco, chiedo anche a te un ultimo saluto, un'ultima riflessione. Un'ultima riflessione non può che essere quello di aver incontrato uno spirito libertario che è perfettamente in consonanza con quello che noi abbiamo nel cuore. Essere liberi significa non essere schiavi di nessuno, e questo vale nel mondo, vale durante la pandemia, vale c'è un libro che ha scritto insieme a Claudio Sessa, un pianoforte contro, ecco, contro coloro che pensano come metodo quello di sopraffare l'uomo, e gli uomini che hanno questo pensiero, cioè questi vanno combattuti,
quelli che vogliono costringerci a essere schiavi. E allora viva l'esodo, come ha detto giustamente Gaetano Liguori. Noi esodiamo tutti i giorni pregni della nostra inossidabile libertà. Ecco, state tutti con me, voi quattro, ancora un minuto. Io saluto tutti, ringrazio le tantissime persone che ci hanno seguito e che ci seguiranno poi nelle differite sul canale YouTube del Guado. E ringrazio Gaetano Liguori, e ho davvero avuto una grande emozione nell'ascoltarti, nel conoscerti meglio, e ti invito alla Cascina del Guado, se potremo muoverci meglio anche in una stagione che ormai si appresta più mite, in modo che possiamo vederci di persona, e magari invitiamo anche il sindaco Pignatiello, e Franco naturalmente sarà potrà venire quando vuole, come sempre. E quindi vi invito tutti a rivederci presto. Grazie tante, Gaetano Liguori, davvero. Grazie a te della bella chiacchierata. Di questi tempi fare una chiacchierata così a questo livello anche culturale, che non vuol dire snob, ma vuol dire a scambiarsi delle idee, delle opinioni, non è tanto facile. Grazie a tutti, rimanete con me. Ciao, ciao.